Sindaco, sicuramente una bella sfida, ma l'ha spuntata anche stavolta. Sì, è andata bene. Si era montata una campagna finalizzata a far credere che questa amministrazione non avesse più i numeri nell'ambito politico e non avesse più il consenso dei cittadini. Io che il paese lo vivo, io che i miei cittadini li seguo tutti, uno ad uno ogni giorno, sapevo che non era così. Sono riuscito a mettere su una bella squadra fatta di giovani, di persone valide ed ero sicuro che ci sarebbe stato il consenso dei cittadini che poi alla fine è venuto. A loro tocca sempre di certificare l'impegno, la serietà, la correttezza e il lavoro. Le chiacchiere restano in aria, i cittadini certificano il lavoro fatto. Si continua a lavorare ad Acque Dolci e per Acque Dolci per altri 5 anni. Sì, sicuramente in un clima più sereno perché siamo uscite da tre gravissime crisi che erano quella idrica, quella finanziaria e quella Covid. Le abbiamo affrontate in maniera serena, equilibrata, l'abbiamo gestita correttamente, stando vicino ai cittadini. Adesso che ce le siamo messe alle spalle possiamo continuare con quel percorso sia di rinnovamento, di opere pubbliche e di rinascita anche dal punto di vista culturale, sociale, che avevamo iniziato bene all'atto dell'insediamento e che si è bruscamente interrotto a causa del Covid. L'affermazione premia i 5 anni di lavoro che avete svolto. Qual è il messaggio più forte che avete percepito che è venuto dalla comunità in questa campagna elettorale? Dalle prime battute della campagna elettorale ci hanno accolto in tutte le case, ci hanno aspettato, volevano vederci, volevano sentirci, proprio a dimostrazione che non siamo marziani scesi da non so dove, ma siamo persone che siamo sempre state in mezzo alla gente, in mezzo nei quartieri, vicino alle persone, alle famiglie. Quindi viene naturale il contatto con loro perché non è soltanto nel periodo elettorale, è 365 giorni La all'anno. richiesta più importante che vi hanno fatto per i prossimi 5 anni. Ma 5 anni fa ci chiedevano L'esigenza della comunità. l'acqua, acqua, solo acqua e basta. L'abbiamo risolto, sono 5 anni che non abbiamo più vissuto momenti difficili, ora i cittadini ci chiedono soltanto di proseguire nei servizi pubblici essenziali nell'assicurare l'ordinario. Che anche l'ordinario, con le ristrettezze finanziarie, con il personale in pensione, non è facile, non è semplice per un'amministrazione. Quindi, ora affrontate e superate le grandi crisi, ci aspettano per l'ordinario. Sindaco, quali sono le cose che ha lasciato ieri sul tavolo e che domani mattina riproverà per continuare questo percorso amministrativo per la seconda metà? Noi non abbiamo lasciato niente in sospeso, fino all'ultimo giorno abbiamo lavorato senza curarci della scadenza elettorale, quindi nessun trauma, niente da riprendere, si continua serenamente con il lavoro ordinario. Mentre stiamo parlando non è ancora definita la squadra, diciamo, dell'opposizione. Lei ha eventualmente politicamente delle preferenze, ha lavorato meglio con qualcuno piuttosto che con qualche altro, si vuole sbilanciare? Ma io, come ho detto in campagna elettorale, come dico, 5 anni in consiglio comunale, a me non interessa quello che avviene nelle altre squadre, a me interessa quello che avviene nella mia. E forse se oggi le due opposizioni hanno perso, perché in 5 anni si sono preoccupati di vedere cosa accadeva nella mia squadra. Se perdevo pezzi, se perdevo numeri, se non avevo numeri e non si sono curati di quello che avveniva invece nelle loro file, tant'è che poi io ho compattato buona parte degli amministratori uscenti, aggregando tutta una serie di giovani validi e competenti. Loro si sono trovati divisi, separati e contrapposti. Allora,